Soddisfattissima del risultato elettorale della mia città, che ringrazio perché comunque è l'ulteriore attestato di stima nei confronti di Forza Italia, di tutta la squadra e anche di tutto un comprensorio che ho girato e che è bellissimo e che insomma sarei onorata di rappresentarlo in Senato. Hai ricevuto anche complimenti di Alessandro Battilocchio, che abbiamo intervistato questa mattina, è entrato, non l'abbiamo detto, alla Camera con un vero plebiscito, potremmo dire così. Assolutamente sì, e siamo anche orgogliosi del dato di Civitavecchia perché a differenza dell'ultima tornata elettorale in questo collegio non avevamo candidato nell'uninominale Alessandro Battilocchio, che è un pezzo da 90 del nostro partito, e quindi insomma eravamo un po' orfani sotto questo aspetto. Quindi il dato elettorale è importante perché al Senato insomma abbiamo preso il 9,40 ed è un dato importante, essendo ecco, orfani del candidato all'uninominale che invece era attribuito al Senato alla Lega e alla Camera Fratelli d'Italia. Il lavoro paga, la coerenza paga secondo me e paga anche il lavoro di squadra, quindi come ho detto prima la mia candidatura non è quella soltanto di Emanuele Amari, è quella della squadra di Forza Italia. Io devo ringraziare il lavoro fatto dai miei consiglieri, dai miei assessori, perché l'equilibrio, l'essere equilibrata all'interno anche dell'amministrazione, anche il ruolo che ricopro da Presidente del Consiglio, penso che sia stato insomma un faro all'interno di questa amministrazione, e spesso il buonsenso, il lavoro fatto dagli assessorati, dai lavori pubblici e dai servizi sociali sono dei lavori tangibili che probabilmente anche la cittadinanza ha apprezzato, e quindi devo ringraziare veramente di cuore gli assessori e i consiglieri di Forza Italia per quello che fanno ogni giorno, e soprattutto voglio ringraziare i cittadini perché comunque continuano a darci fiducia.